Questa sera in Prese Possibili parleremo di una realtà che offre soluzioni per la compattazione di tutti i tipi di rifiuti. Qui con noi per parlarcene do quindi il benvenuto al signor Alberto Mariani, amministratore e fondatore di Falcor Group di Borgo Satollo in provincia di Brescia. Grazie e benvenuto. Buonasera. E do il benvenuto anche al signor Matteo Ranchetti, responsabile commerciale e fondatore anche lui di Falcor Group. Buonasera. Allora, partiamo dal signor Alberto Mariani con la storia di questa azienda. Una brevissima storia, perché nascete nel 2017, però ovviamente avete una pregressa esperienza. Vuole raccontarmi da dove nasce l'idea di Falcor Group e qual è la vostra esperienza pregressa? Certo. Allora, sostanzialmente la Falcor Group nasce da un'idea di Matteo Ranchetti, che oltre a essere mio collega... Che non lo vedo qui, devo dire. Che è anche mio cognato, quindi c'è un rapporto familiare prima di tutto tra noi. Nasce da una sua idea. Matteo operava già nel settore dei macchinari industriali e dell'ecologia. L'idea è stata condivisa con me, che operavo in un'altra azienda di tutt'altro settore, un'azienda di famiglia, e con un'azienda estera che poi è diventata nostro socio. Questa idea si concretizza con la definizione di questa startup costituita 5 anni or sono, quindi questa settimana per noi è il 5º anniversario della allora, nostra... Tanti auguri, dopo soffiamo le candeline. Volentieri. Certo. E, in parte come un'azienda microscopica, diciamo quasi condotta, come si può dire, nel garage sotto casa, quindi eravamo al tempo io e Matteo e pochissimi altri collaboratori a svolgere tutte le prime funzioni dell'azienda. Nel tempo è cresciuta molto rapidamente, e ho dimenticato di dire che il nostro terzo socio, che è un'azienda danese, si chiama Bramidan, è una multinazionale che produce macchinari per la compattazione. Ha avuto l'intuizione di credere nelle nostre prospettive, nelle nostre risorse, e quindi si è aggiunta alla nostra struttura sociale. L'azienda è cresciuta rapidamente e oggi diciamo che si muove discretamente in un settore nonostante così pochi anni dalla sua nascita. Ecco, signor Ranchetti, arrivo subito da lei, quindi voglio sapere, dopo questi 5 anni fatti insomma di alti, possiamo dire, qual è il vostro core business ad oggi? Allora, il nostro core business è principalmente fornire soluzioni a un'ampia gamma di clienti, quindi che possono andare dal piccolo negozio di paese alla grande industria, soluzioni che aiutano a ridurre i volumi degli scarti. Chiunque, qualsiasi tipo di attività produce degli scarti, che possono essere scarti per la maggior parte di plastica, di carta, cartone, noi entriamo nell'azienda e aiutiamo a gestirli in maniera efficiente, riducendo nel volume parecchio, quindi con vari tipi di soluzioni di macchinari siamo in grado di ridurre il volume da 8 a 20 volte, quindi nel caso del cartone o della plastica. Questo è il nostro core business principale. Ovviamente poi con la fornitura delle macchine, dei macchinari, di seguito c'è anche l'assistenza, la parte di manutenzione, quindi noi riusciamo ad offrire un servizio altamente professionale a tutti i nostri clienti. Ecco, torno al signor Mariani. So che la vostra azienda ha 12 collaboratori. E le chiedo anche, il vostro mercato è più nazionale o internazionale, oppure entrambi, e in che percentuale all'incirca? Allora, in questo momento noi siamo ancora un'azienda che opera al 90%, direi, in Italia, perché nasciamo come una società che distribuisce macchinari per il mercato italiano, con un'esclusiva verso dei produttori leader europei. Ovviamente poi nel tempo, nell'evoluzione anche del nostro core business, abbiamo aggiunto dei prodotti e dei servizi che ci permettono di spaziare, quindi di uscire anche dal mercato italiano. Questo poi ne parleremo, è una delle parti che vorremmo sviluppare in futuro. Oggi quindi direi che ci rivolgiamo al mercato italiano, che nell'ambito dell'ecologia è sicuramente un mercato che ha ancora tanto da fare.
Ecco, e il momento Covid cosa ha rappresentato per voi e cosa è successo in quel periodo? Il periodo Covid ha determinato un momento di panico mondiale, di sospensione di quasi tutte le attività non essenziali. Noi, fortunatamente, perché il Covid ha avuto alti e bassi per chiunque, quindi ci sono state aziende fortemente colpite, aziende invece che hanno potuto, ma non per merito, ma semplicemente per coincidenza, a mio modo di vedere, si trovavano da una parte più fortunata. Noi, avendo sviluppato pochi mesi prima dell'inizio del Covid la divisione dell'assistenza e della manutenzione, siamo potuti rimanere aperti durante quel periodo. Ovviamente abbiamo fornito assistenza ai nostri clienti che avevano come catene di supermercati, grande distribuzione, fornendo l'assistenza e la manutenzione alle macchine. Quindi siamo rimasti sempre aperti. Però abbiamo avuto tanto tempo anche più libero in quel periodo. Da lì è maturato un progetto nuovo che si è concretizzato poi in un nuovo marchio, che si chiama Saclo, che abbiamo sviluppato internamente e che sostanzialmente riguarda un sistema di raccolta dei rifiuti, quindi con dei cestini che vengono utilizzati da chiunque potenzialmente, con un sacco che è completamente innovativo rispetto al sacco tradizionale. Quindi il sistema Saclo consiste in un sacco continuo che può venire chiuso all'esigenza dell'operatore e porta con sé molti vantaggi. Prima di tutto, per questo che è nato nel periodo Covid, l'aspetto igienico, perché è un sacco che viene sempre chiuso dall'esterno, chiuso alla lunghezza desiderata, quindi con un forte risparmio di plastica, con un tempo di cambio sacco molto rapido e poi con un grande comfort per l'operatore. Questo progetto è maturato proprio in quei mesi così, un po' tristi, ma che hanno insomma dato lo spunto per riflettere. Hanno dato una spinta anche in più, forse, per evoluzioni che sarebbero arrivate forse tra un po' più di tempo. Esattamente, sì. Signor Ranchetti, allora, quali sono quindi i punti di forza del vostro gruppo? Sicuramente i nostri punti di forza sono l'unicità della nostra azienda, della Falcor. La Falcor riesce è sicuramente l'unica azienda in Italia che riesce ad offrire soluzioni a 360 gradi per la gestione dei rifiuti, quindi per la compattazione, la riduzione volumetrica dei rifiuti, rispetto ad altri competitors che magari sono specializzati solo in alcune categorie di queste. Sicuramente un altro punto di forza è l'ambiente lavorativo che abbiamo voluto creare nella Falcor, quindi i nostri collaboratori sono quello che vogliamo noi è che i nostri collaboratori si sentano come in una famiglia. Abbiamo da poco inaugurato la nuova sede che è stata ristrutturata, abbiamo acquisito un immobile vecchio di 20 anni che abbiamo completamente ristrutturato e abbiamo pensato proprio per renderlo più confortevole possibile a tutti quelli che ci lavorano all'interno. Questo sicuramente rende la Falcor estremamente unica nel suo genere. Unica nel suo ecco, genere. Possiamo grazie. Dire così. Sì. E signor Mariani, invece so che avete ricevuto anche un importante riconoscimento. Di cosa si tratta? Allora, sì, tutte le belle notizie sono arrivate insieme in questo periodo. anche questa è stata condotta una ricerca da Statista, una società tedesca, su richiesta del Sole 24 Ore del Financial Times, per stilare la graduatoria, diciamo, delle aziende europee con il più alto tasso di crescita nel periodo considerato tra il 2017 e il 2020. Quindi è stato analizzato il tasso di crescita sia del volume d'affari sia dell'organico. Siamo risultati 147esimi in Europa, al 30° posto in Italia e per noi che siamo orgogliosamente bresciani anche prima azienda nella provincia di Brescia, che è un territorio estremamente produttivo. Un tasso di crescita medio ponderato del 117% nei 4 anni considerati, che detto con una cifra più semplice, dal 2017 al 2020 è stato di oltre il 900% di crescita. Ecco, direi che poi in questi anni non è stato neanche così semplice, quindi tanti complimenti per questo importante riconoscimento. Grazie. Grazie. Che mi piacerebbe condividere con le persone che l'hanno reso possibile. Certo.
da soli tutto è impossibile, certo. Con la squadra giusta e con le persone che credono in un progetto, ed è quello che fanno i nostri collaboratori, si raggiungono questi risultati. Si è capito molto l'importanza del team anche da quando parlavamo dei punti di forza. Quindi tanti complimenti. Andiamo a chiudere col signor Ranchetti, perché voglio sapere quali sono i vostri progetti futuri. Beh, i nostri progetti futuri, diciamo, quelli più immediati, abbiamo aperto una nuova divisione, si chiama Polirem, è un'azienda che si occuperà di riciclo del polistirolo. L'obiettivo principale di questa divisione è quello di aiutare i nostri clienti che acquistano le macchine, questa tipologia di macchine che lavorano il polistirolo, aiutarli a dare un fine vita e a chiudere il cerchio del loro prodotto. Nel caso specifico abbiamo aziende che trattano pesce, che devono gestire cassette del pesce, noi forniamo macchinari che compattano queste cassette del pesce e al tempo stesso ritiriamo questo materiale e poi lo rimettiamo nel mondo del riciclo, e quindi aiutiamo questo prodotto ad avere nuova vita e essere rimesso nel mercato. Ecco, allora vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per i vostri progetti. Saluto e ringrazio il signor Alberto Mariani, grazie per essere stato con noi. Grazie. E il signor Matteo Ranchetti, grazie. Grazie, grazie. E voi rimanete qui perché abbiamo ancora tantissime imprese possibili da scoprire insieme.